James T. Kirk. Hanno agganciato il nostro segnale! Un altro lancio! Manovra Bravo 6, fuoco volontà! Applicazione Ordine Generale 13! Evacuiamo! Sì, signore! A tutti i ponti parla il capitano! Evacuare immediatamente la nave! Dirigersi alle navette adagnate! Ma è la voce di George! Che succede? Arriva sulla navetta! Via! Dobbiamo scendere! Può venire! Questo è chiuso! Andiamo! Andiamo! Tirate su! Arrivo! George! Stai bene, per fortuna! C'è la navetta medica 37 in attesa, raggiungila subito, ce la fai? Sì! Andrà tutto bene, fai esattamente quello che ti dico, navetta 37! George! Sta arrivando! Il bambino! Sta arrivando! Ti raggiungo! Impossibile inserire il pilota automatico. Disponibile solo il controllo manuale. Tornerate i ponti, alla navetta! Presto, presto, presto! All'hangar navetti, andate all'hangar! Questa è la parte! Respiri! Ce la farà! Anche il bambino, vero? Anche il bambino! Ecco! Cerchi di mettersi comoda! Capitano, alla navetta 37, mia moglie è a bordo? Sì, signore, qui! Dovete partire immediatamente! Aspettiamo lei, signore! No, dovete decollare immediatamente! È un ordine! Sì, signore! No, aspettate! Non possiamo andare! Per favore, fermi! Ah! George! La navetta sta partendo! Tu dove sei? Tesoro, ascoltami! Io non verrò! No! Solo così potrai salvarti! Sei rimasto sulla nave! Vieni qui! Le navette non ce la faranno senza fuoco di copertura! George! Io non ce la farò senza di te! Ok, io voglio che spinga! Adesso! Che cos'è? È un maschio. Un maschio? Dimmi com'è. È bellissimo. George, il tuo posto era qui. Allarme, impatto. Come lo vogliamo chiamare? Non vuoi dargli il nome di tuo padre? Tiberius, non se ne parla, no? È terribile. Diamogli quello di tuo padre. Chiamiamolo Jim. Senti, tesoro. Ti sento. Ti amo tantissimo. Ti amo. Ciao. Ciao. Come va? Bene.
Una cosa strana. Ero nel laboratorio dei sensori a lungo raggio. Sì, credevo per tutta la notte. Stavo seguendo i sistemi solari e ho captato una trasmissione d'emergenza. Davvero? Sì. Da un pianeta prigione Klingon. No. Sì. Un'armata Klingon è stata distrutta. 47 navi. Quindi non torni al laboratorio stanotte? Gaila, chi è? Chi è chi? Quello sotto al letto col respiro pesante. Mi hai sentito respirare? Tu. Domani è il gran giorno. Fallirai. Gaila, ci vediamo. Vattene. Sono supero, me lo dici il tuo nome? No. Buonanotte. Credo che il fatto che tu abbia captato una trasmissione sia molto interessante. Riceviamo una richiesta di soccorso dalla USS Kobayashi Maru. La nave sta perdendo potenza e va alla deriva. Il comando di flotta ordina di soccorrerla. Il comando di flotta ordina di soccorrerla. Capitano. Due vascelli Klingon sono entrati nella zona neutrale e ci hanno agganciati. Va tutto bene. Va tutto bene? Sì, non preoccuparti. Ha detto non preoccuparti? Non sta prendendo seriamente la simulazione. Altri tre falchi da guerra si disoccultano e ci agganciano. Ma immagino che vada tutto bene. Aprono il fuoco. Allerti l'infermeria di accogliere tutto l'equipaggio della nave colpita. E come dovremmo salvarli, visto che siamo circondati dai Klingon, capitano? Allerti l'infermeria. Siamo stati colpiti. Scudi al 60%. Ricevuto. Ma non dovremmo rispondere al fuoco? No. No, certo. Che fanno? Che succede? Armare siluri fotonici e prepararsi a fare fuoco. Sì, signore. Hanno ancora gli scudi alzati, Jim. Ah, sì? No. Ora no. Fuoco contro tutte le navi nemiche. Un siluro ciascuna. Non sprechiamo munizioni. Obiettivi falchi da guerra acquisiti. Lanciati. Tutte le navi distrutte. Avviare il recupero dell'equipaggio. Allora, siamo riusciti a eliminare tutte le navi nemiche. Nessuno a bordo è rimasto ferito e il salvataggio dell'equipaggio della Kobayashi Maru è in corso. Come ha fatto quel ragazzino a superare il test? Non lo so davvero. Thank you.